Pranzi gratis a chi ha veramente bisogno è l'iniziativa di Sara, titolare del bar Mago Merlino di Montecatini Terme. Visto che l'asporto non decolla, con le scorte di cibo deperibile Sara, aiutata dai suoi figli, cucina tutti i giorni decine e decine di porzioni di piatti freschi che poi regala alle persone più in difficoltà. La cosa è nata perché praticamente c'è veramente troppa miseria a giro. Nel momento che sono venuta a pulire il frigorifero, a mettere a posto il frigorifero, ho fatto una domanda, ho detto: tutto questo vende Dio, riuscirò a venderlo? E la mia domanda, i primi due giorni assolutamente no, perché abbiamo fatto le prove, niente, avrò venduto due o tre pranzi. E siccome uso la roba fresca, la carne fresca, tutto fresco, mi è venuta così, un lampo, do una mano al prossimo. Un'iniziativa già apprezzata da decine di persone che sono venute qui a ritirare il proprio pranzo offerto, perché dobbiamo dirlo, in tempi di pandemia avere un piatto caldo di fronte per pranzo non è una cosa così banale. È un ottimo gesto, perché sono davvero in poche le persone volenterose in questo momento di poter aiutare il prossimo. Quindi ammiro questo signore che riesce a fare questa cosa, aiutare più persone in una situazione difficile in questo momento. Quindi è un ottimo gesto, perché magari loro non possono vendere, invece di buttarli via fanno un gesto ottimo a poterli dare agli altri. Prima è venuta una signora da Musulmano, ha preso 4 pranzi, ora fra 5 minuti arriva una signora per la Caritas, porterà via una decina di pranzi. E siamo per tutti, siamo qui per chi ha bisogno. È un modo per passare questo brutto periodo e far del bene. Assolutamente sì, perché siamo tutti quanti nella stessa barca. Assolutamente. Non penso che c'è gente ora come ora naviga nell'oro. Chi ha bisogno ben venga.